Nuova diffida al sindaco di Agrigento Marco Zambuto sul bilancio di previsione 2013. Questa volta ad avanzare alla richiesta di trasmissione del documento contabile al Consiglio sono i consiglieri comunali Giovanni Civiltà del PID, Alfonso Mirotta del PDL, Alfonso Vassallo del Movimento per le Autonomie e Simone Gramaglia. Secondo i tre, a fronte della ormai prossima scadenza del termine di adozione imposto dall'assessorato regionale alle autonomie locali, il documento contabile di previsione della spesa per il 2013 è sottratto all'attenzione del Consiglio e non sarebbe stato ancora inviato nemmeno in bozza alla competente commissione consiliare. Ciò, proseguono Civiltà, Vassallo e Gramaglia, testimonia l'indifferenza e l'isolamento che da mesi caratterizza la sindacatura di Zambuto, assente, lamentano, anche dalle sedute del Consiglio. La città, proseguono ancora, non merita le sabbie mobili dell'abbandono al proprio destino in cui precipita sempre più e accusano il primo cittadino di sottrarsi al dialogo e al confronto, manifestando la propria presenza solo per denunciare la mancanza di risorse. La sollecitazione di Civiltà, Vassallo e Gramaglia giunge a pochi giorni dall'altra richiesta di diffida per la trasmissione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 pluriennale 2013-2015 dei consiglieri Cinzia Puleri, Giovanni Civiltà, Gianluca Spinnato e Simone Gramaglia. Nessun pericolo di dissesto finanziario, aveva comunque rassicurato in quell'occasione il primo cittadino. 2011, dalla fine del 2011, o meglio dall'agosto del 2011 e poi tutto il 2012, ricorderete quante manovre finanziarie vi sono state.